Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Mare blu e granata, gol che risuonano senza tregua. Signori, questo è il Camp Nou. Partita già in corso di svolgimento. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Nella gara di oggi terrei d'occhio Douglas Costa. Un giocatore che con la sua velocità può fare davvero la differenza. Luis Suarez! Addio. Scatta verso il pallone. Rabiot e passa. La gioca in profondità. Ecco Griezmann. Suarez cerca il passaggio filtrante. Alexandre ha capito tutto. Lungo passaggio in avanti. Rakitic di forza. Luis Suarez, palla filtrata per Griezmann. Passaggio filtrante per Luis Suarez. Tentativo di allungare il gioco. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cristiano Ronaldo. Costa. Arriva Cristiano Ronaldo. Rakitic. Messi prova con la palla filtrante. Passaggio filtrante per Luis Suarez. Ecco, parata di Szczęsny. Super un'altra volta. Ha avuto grandi riflessi, una parata eccezionale. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Ci mette la testa. Rakitic. Messi. Passaggio filtrante per Luis Suarez. Luis Suarez, occhio, parata di Szczęsny. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Un passaggio deleterio. Ha solo il portiere Cristiano Ronaldo. E c'è il gol della Juve. Ed è il primo gol della gara. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Cristiano Ronaldo è un tiratore molto pericoloso. Se lo lasci completamente libero è difficile che sbagli. Non puoi permetterti di concedere spazi del genere a un giocatore di questo calibro. La Juventus segna il gol che sblocca la gara. Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Pallone lungo in verticale. Matuidi. Arriva Cristiano Ronaldo. Cerca la profondità. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Passaggio filtrante per Luis Suarez. Messi. Luis Suarez. Arriva sulla palla, interrompe l'azione. Rabiot. Il suo pallone è morbido. Griezmann. Ecco Luis Suarez. Passaggio sulla destra. Bentancur. Riconquista la palla. Scodella in avanti. Luis Suarez. E Griezmann. Sono ripartiti immediatamente e sono andati a segnare una ripartenza.
parte, di nuovo in parità. Questa è una partita in cui non è facile creare occasioni da gol, ma lui ce l'ha fatta, e come? Costa. Bella parata di Ter Stegen. Che classe, ottimo salvataggio. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Tiro di Rabiot. Decide di non rischiare. Cerca l'uomo là davanti. Ecco Griezmann. Luis Suarez. Griezmann. Parata di Szczęsny. Salva la sua porta. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Messi, vero specialista sui calci d'angolo, attenzione. Szczęsny interviene comodamente. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. Spero che il secondo tempo sia bello come il primo. Calcio spumeggiante, calcio champagne e azione e ripetizione su entrambi i fronti. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa, un incontro interessante, dagli sviluppi tutti da seguire. Ecco il fischio d'inizio del secondo tempo. Il Barcellona ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Qui deve tirare. Conclusione angolatissima. Ecco Luis Suarez. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Costa. Se ne va. Prova a spingere sulla sinistra. Piqué riesce a rubargli il pallone. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Alessandro. Ecco Griezmann. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Calcio di punizione per la Juventus. Per questa volta l'arbitro lo grazia, lo redarguisce molto energicamente. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarci un cartellino se continua a comportarsi così. Palla in avanti verso il compagno. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Sicuri in fase di palleggio. Luis Suarez, autore di un assist oggi. Dybala con una buona possibilità. Rakitic. Messi. Mostrano un buon controllo del gioco. Ecco Griezmann. Luis Suarez non riesce a mantenere il possesso. C'è la palla lunga in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Alla peggio nello scontro di forza. Calcio di punizione per la Juventus. Prova Matuidi. Prova il tiro. Luis Suarez.
prezioso anche in interdizione. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. La gioca sulla destra. Pallone lungo in verticale. Allarga il gioco a destra. Palla di nuovo verso il centro. Luis Suarez. Rakitic. Decidono di giocarla all'indietro. Alza la palla in profondità verso un compagno. Bello intervento difensivo. Si libera la gara, cerca il tiro. E c'è il gol della Juve. Rimettono la testa avanti, che partita! Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Luis Suarez! La mette sulla sinistra. Cristiano Ronaldo. Gioca con un pallone lungo. Scatta verso il pallone. Occasione! Cross di Dybala. Cross deviato dal difensore. Sarà calcio d'angolo. C'è il colpo di testa! E c'è la rete! Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. E si riparte con due gol di vantaggio. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro dottino. C'è una fatta! Ci aspetta un finale intensissimo dopo questo gol. Difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. E ora è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran finale. Vediamo se può capitalizzare. Niente di fatto, azione interrotta. Ecco Dybala. Decide di sfruttare la fascia. Numero! Quadrado. Quadrado. Salta e colpisce di testa. Ha segnato. È un vantaggio importante, arrivati a questo punto della gara. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Giocatori che tornano a casa sconfitti, delusi. Hanno avuto delle occasioni per addrizzare la gara. La fortuna non è stata sicuramente dalla loro parte, però anche loro hanno sbagliato. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Hanno fornito una prova decisamente scarsa di fronte ai loro tifosi. Ho visto una squadra scomposta, poco determinata, nervosa.